Oh, mi raccomando, spacca tutto. Ora i libri si devono chiudere e bisogna salutare i compagni. Per gli Abisso Blu è arrivato il momento di sottoporsi all'esame di sbarramento. Riusciranno a superarlo tutti o qualcuno verrà bocciato e dovrà lasciare il castello? Io sto male, non voglio che Jules vada a casa soprattutto e neanche Giuseppe, perché sono tanto affezionata a loro. Da questa parte, prego. Bella, ragazzi, speriamo. Che ansia, ragazzi. Magari pare che sono partito per la guerra. Attendete in questa stanza, prego. Certo. Oddio. Madonna. Oddio, che faccio? Dai, che cose carine. Da 1 a 10, un po' di paura fino a 1 e mezzo. Io non posso permettermi che le mani mi comincino a sudare come se non ci fosse un domani e la mia vita fosse finita adesso. Quindi tu stai qui bella comoda, io cammino. Io dovrei andare in bagno. Si sente un po' di ansia, ma preferisco non farla sentire, perché se metto l'ansia e mi giocano troppo i sentimenti, faccio una figuraccia e quindi devo essere duro per forza. Raga, vi voglio bene. Ma pure noi, bella. Tranquilla. Vieni Luca, puoi accomodarti, vieni. Buonasera. Posso sedere? Ciao, siediti pure, prendi con calma. Luca, mi metti un'ansia assurda, quindi scusatemi se non sono stata incasata, ma non volevo. Non l'hai fatto bene. Piccio, però comunque Luca si sta dimostrando un'altra persona. Voi dategli tempo e non... Glielo ho dato anche troppo. Sì, ma cercate di essere tipo... normali. Sinceramente non è che me ne freghi così tanto. Sapresti dirmi l'origine della parola abracadabra? Abracadabra, ci sono varie origini, tipo una persiane, se non sbaglio. Giusto. Tipo, era una frase che usava questo medico per curare, magari stava curando una persona, diceva abracadabra, era come la formula magica. Noi siamo in ansia, però, anche secondo me i nostri compagni giù che ci aspettano, che madonna. Voglia. Perché almeno noi sappiamo cosa stiamo facendo, loro... bene o male, aspettano. Mamma, ragazzi, ti giuro, sto strainando. Infatti, mi ha dato un abbraccio, per piacere. Dai, vieni qua, piccolino, vieni. Arrivederci, però. Ciao. Arrivederci. Sono molto emozionata, ma voglio spaccare tutto. Io voglio rimanere in questa scuola a tutti i costi. Ti hanno chiesto la mnemonica. Così tutto, la mnemonica tu sei qua, chiesta. Che ti hanno chiesto? Guardami. Guardami. Mnemonica non me l'hanno chiesto. Meno male. Okay. Puoi venire, vieni. Grazie. Accomodati pure, mettiti tranquillamente seduta. E come stai? Bene, grazie. Attenzione alla giacca, mettila bene, prendi il tuo tempo, non aver paura. E sii tranquilla. Un po' ho paura che la Giulia ci riesca, però sinceramente mi trovo a disagio in questo momento. Spero vivamente di no, davvero. Nessuno, fidati, su me nessuno viene eliminato. Speriamo. Cioè, ci rimarrei un casino male. Riesci a dirmele all'incontrario dall'ultima alla prima senza dirmi quella che ti ho già chiesto? Ok, Blu, Picche, Castello, Enigma, Bomboletta, Stampante, Mela, Maggiordomo, Divisa, Yoga, Giardino, Libro, Papaya, Cristallo, Imbuto. Ce l'ho fatta! Signorino Giuseppe? Le ho azzeccate tutte di mnemonica. Ciao bella! Tutte 16. 16 di mnemonica ti hanno chiesto! È stato molto brutto in realtà dover stare qua sotto per tanto tempo, senza sapere né quanto tempo era passato, perché non avendo orologio e telefoni non lo sappiamo, né tantomeno come stavano andando le cose. Giulia, è il tuo turno, puoi accomodarti tranquillamente, vieni, siediti pure. Salve. Ho paura che l'ansia prenda il sopravvento e possa sbagliare, non ricordare qualcosa, se non addirittura tutto, però voglio essere comunque positiva. Non vorrei essere pessimista, però mi sa che esco io. Cosa? Maria, che ansia! Ce l'hai fatta? Com'è? Ce l'hai fatta?